Eccoci qua, noi siamo pronti e voi? L'appuntamento ogni 2 settimane sui canali social del Seravezza Pozzi con Sera Vediamo, focus su tutto quello che è il mondo verdazzurro, impiantistica, società, settore giovanile, prima squadra, curiosità, aneddoti, chiacchierate con i protagonisti, con i giocatori, con gli allenatori, con i preparatori di questa società in questo impianto che è un vero gioiellino, il Buon Riposo di Pozzi. E allora, noi siamo pronti, spero anche voi, mettiamoci comodi e Sera Vediamo. Siamo sul campo allo stadio Buon Riposo di Pozzi, la sera che sta per calare e tanti ragazzi in campo, tanti bambini seduti ad allenamento di un po' tutte le categorie. Siamo in compagnia di Renzo Piaceri, uno dei responsabili della scuola calcio verdazzurra. Allora Renzo, raccontaci un po' quello che stiamo vedendo, le varie categorie in campo. Allora, questi qua, là in fondo nei campi a 9 si stanno allenando il 2013 e il 2014. 2013 e 2014 con i propri allenatori istruttori. Qua nel mezzo al campo stanno giocando insieme sia il 10 che l'11. E qua invece stanno entrando in campo ora il 2012. Invece nell'ultimo campo in fondo a 5 stanno giocando i bimbi del 2016. Stanno facendo allenamento i bimbi del 2016 con il mister Baldeschi. Quindi si va veramente da i ragazzi diciamo più vicini al calcio, sì, vero, a 11, sì, a sì, quelli proprio che iniziano. Iniziano, sì. Oddio, ce ne sono ancora i più piccoli, perché quelli lì sono già i piccoli amici, e poi ci sono ancora quelli più piccolini del 17 che hanno fatto allenamento prima. Dal infatti abbiamo visto prima anche qualche figlio d'arte, no? Abbiamo visto, sì, Lossi con Ambrosi, sì, giocatori importanti, sì, del nostro, sì, calcio vestigliese, con i bimbi piccolini, sì, che sì, si allenano qua. Chiaramente l'infrastruttura permette uno sfruttamento dello spazio, dell'ambiente importante. Assolutamente, sono tutti insieme, quindi questo è bello, però gli spazi ci sono, insomma, per allenarsi bene. I giorni sono tutti pieni, tutti i giorni, quindi... Diciamo, cioè, questo è uno scenario che si vede quotidianamente a Seravezza. Assolutamente sì. Si comincia prima con l'agonistica, quindi ci sono prima gli allievi, ci sono giovanissimi A, giovanissimi B, che lo fanno un pochino prima per problemi di scuola. Invece questi bimbi qui che hanno tutti rientro, la maggior parte, quindi arrivano alle 4:30, quindi l'allenamento lo cominciamo più tardi, dal 17 fino al 19. Allora Renzo, portaci in campo, sì, così iniziamo a magari parlare anche con gli istruttori delle varie categorie. So in particolare che ad esempio i 2010 e i 2011 si allenano insieme, sì, perché esatto, i 2011, che sono al loro ultimo anno di calcio a 9, sì, si preparano già per il calcio a 11. Esatto, per l'anno prossimo. Quindi anche questo è un segnale, no, di continuità, quello, sì, che cerchiamo di fare. Di progettazione. Di progettazione. Il progetto, chiaro che non è tantissimo che è partito, però è importante farlo nella maniera giusta, e quindi bisogna per forza che dalla scuola calcio alla preagonistica e poi all'agonistica ci sia comunque un progetto comune, sia a livello tecnico che a livello anche di mister, certo, di allenatori, che facciano più o meno tutti, che lavorino con gli stessi principi, quello che cerchiamo di fare. Uniformare, diciamo, il, sì, metodo. Sì, 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 perché poi così quando anche dovesse cambiare, come sarà, perché deve essere l'allenatore, l'istruttore, che si voglia, che cambia ogni 2 anni, i bimbi hanno già i principi che sono gli stessi, l'allenatore prima, l'allenatore dopo, non dovrebbe cambiare niente. Certo, cioè l'ideologia. Sì, certo. Tu da quant'è che sei qua a Seravezza? Raccontaci un po' di te. Io sono qui da gennaio del 2023, quindi a gennaio ora era un anno. Sono arrivato per fare i 2014 B, quindi la seconda squadra dei bimbi del 2014, perché avevo avuto problemi allenatore, tramite il presidente sono venuto. Io ero fermo perché ero stato a Camaiore praticamente per gli ultimi 10 anni, quasi. Però ero fermo per motivi di lavoro, poi a un certo punto mi hanno chiamato, a gennaio ero libero e quindi sono venuto qui. Poi da agosto mi hanno proposto di fare responsabile della scuola calcio, quindi faccio il rappresentante della scuola calcio, però seguo anche la seconda squadra ancora del 2014, ormai fino alla fine della stagione. Dove ci porti? Prima tappa che facciamo? La prima tappa è questa qua, dove sono appunto i 2014, che ora sono seguiti dal nostro aiutante Bardini, e il 2013 dove c'è mister Ronchi, che allena il 2013. Altro grande esperto, grande, sì, figura, sì, ricordiamo, sì, anche a Capezzano. Sì, esatto, sempre fatto, a 80 anni quest'uomo, e ancora ha voglia di stacco bimbi. Sì.
si arrabbiano ogni tanto. Con i bimbi ci si sta sempre bene, sì, no, c'è una magia particolare. No, per me è una cosa stimolante, è stimolante perché i bimbi comunque sono ancora, non hanno quella malizia dei più grandi, quindi si lavora ancora su un foglio bianco, se si riesce a fargli capire bene le cose. Ora poi andiamo a sentire singolarmente se ci spiegano magari l'esercitazione che stanno svolgendo. Questa guarda, è un'esercitazione che gli ho preparato io, l'ho fatta già prima con l'altro gruppo, poi l'altro gruppo è andato di là e quelli che erano di là con Ronchi si sono invertiti. Si sono invertiti, sì. Questa non è altra che un'esercitazione fondata sullo stop orientato, il passaggio forte e lo scatto, quindi c'è un po' di corsa, c'è un po', ora vanno un po' piano perché non ci sono io, allora si approfitta un attimo, però se ci sono io tiro due orlaci e allora cominciano a correre un po' più forte. Quindi si tratta sempre di lavorare sui principi fondamentali che sono quelli della conduzione, dello stop, che è la parte più importante del calcio, sì. E il passaggio forte per cominciare a crescere un attimo anche in un campo un pochino più grande. Quindi precisione e dinamismo comunque da allenare in questo caso. Visto che comunque chiaramente a secco non lavoriamo con i bimbi, se non percorsi motori, più che altro per la coordinazione, che a quest'estate devono lavorare sulla coordinazione, che molti sono scoordinati, sia per un discorso di crescita continua, e quindi ogni volta che crescono devono riprendere, e poi anche perché comunque sono piccini, certo. Qualcuno ha ancora 9 anni. Si vede che alcuni sono piccoli. Non è qualcuno di 10, però vede, poi c'è questa differenza di quelli alti, certo, il fisico piccoli, non è uguale per grandi, tutti, c'è quello che cresce prima, quello che sviluppa noi chiaramente dopo. Facendo uno scopo, avendo la nostra scuola calcio uno scopo sociale anche, giustamente. I bimbi vengono tutti, di tutte le categorie, quindi di tutti, li prendiamo tutti perché tutti devono giocare a calcio, o perlomeno provare a giocare a calcio. Gli insegnamenti sono gli stessi per tutti, quindi A, B, quelle che sono le categorie, poi gli insegnamenti sono sempre gli stessi. Avete anche qualche bimba, c'è anche qualche ragazza, qualche c'è bimba? Una bimba nel 2012 e poi ne abbiamo un'altra nel 2015. Però quella lì è una cosa da fare, abbiamo già parlato col presidente, ora io sto lavorando anche con le scuole. È giusto. Io faccio educazione motoria ai bimbi della scuola d'infanzia, qui a Serravezza, sono 4-5 scuole. E lì ci sono anche tante bimbe. E c'è qualche bimba che probabilmente potrebbe, bisognerebbe cominciare a crearla, certo. Cosa, perché non c'è da fare. Magari c'è qualcuno che ha la passione dentro, qualche bimba che ha la passione dentro. Non è più così scontato. Assolutamente. Andiamo a sentire Mister Ronchi. Sentiamoci Mister Ronchi. Roberto Ronchi, qua a destra o sinistro si insegna la tecnica individuale, certo. Bimbi del 2013-2014, certo. Ti fanno un po' ammattire. Allora, se uno può fare questo lavoro qua, lavoro per dire, sì, per me è una passione, non c'è problemi di questo. Bisogna avere pazienza e entusiasmo, fargli capire che è importante, ma qui ce ne vuole che. Certo. Poi sai, c'è chi è già bravo di suo, c'è chi ancora. Ma ecco, quando arrivate al campo, l'allenamento era già iniziato da un po' per voi, sì. Bimbi che magari hanno fatto anche tutta la giornata a scuola, c'è anche un po' di voglia di sfogo chiaramente fisico importante. Sì, no. Come curi gli aspetti dell'allenamento, Roberto? Gli aspetti dell'allenamento sono sempre quelli da poter cercare di poterli tenere sempre in movimento, perché i ragazzi non devono aspettare, devono essere sempre impegnati, o perlomeno con poca sosta, perché a me piace per esempio quegli bravi dicono no, che oggi a me mi piace e continuerò, è il muro per me è fondamentale, perché sul muro si può fare tutto, se la palla ti ritorna tra i piedi significa che l'ha giocata bene, se la palla va là significa, certo. Insomma ci sono tante cose, e poi chiaramente guardare l'errore che fanno, perché è molto 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 diciamo così veloce da poter dire, sempre trovare l'errore da poter correggere, certo. Bisogna farlo, ma appena farlo, lo si vede lo si individua subito, ma per farlo bisogna conoscerlo prima, è questo il problema, che a volte non si vede l'errore commesso. Io ti ho fatto vedere una cosa qui, semplice, che la palla ha giocata così, la palla ce l'ha qui e l'ha giocata così. Va. E invece no, deve essere abituato, perché il gioco del calcio è fatto anche di tempi, ora non guardiamo i ragazzini che sono piccoli. Certo. Ma se io faccio questo movimento e faccio il passaggio, va bene, io perdo del tempo perché ce l'ho qui e la gioco subito la palla. Certo, hai perso un tempo di gioco che poi. Tempi sono importantissimi per giocare.
Ecco perché bisogna avere pazienza e soprattutto conoscere quando c'è l'errore. Sai quanti errori che stanno facendo loro ora? Infatti, non hai idea. Ti rimetto al pezzo così correggi idea. Subito le cose che vanno corrette, Roberto, grazie. Ma di che? Ora dove ci porti, Renzo? Allora, ora vi porto all'ultima categoria che riguarda, per quanto mi riguarda, la scuola calcio, che è il 2016, allenati da mister Baldeschi. Anche lui vecchia conoscenza del calcio. Qui vediamo Roberto Milani, che ovviamente cura anche la preparazione atletica della prima squadra. Esatto, e è quello che gestisce un po' anche tutti i preparatori, diciamo, a scalare, a scendere, diciamo, gli educatori motori per i bimbi, dai pulcini. E si torna all'aspetto importante della coordinazione, perché poi, no, molti ragazzi, anche la generazione del videogame, ti abitua a stare questo è assolutamente sul divano. È un problema. Io ora, al di là del calcio, ma che i bimbi non riescano a fare uno sport io veramente nelle scuole vedo delle cose, perlomeno quando ero piccolo io, che è già tanti anni fa, però insomma, i bimbi di oggi sono veramente abituati a fare pochissimo, proprio a livello motorio. Un salto, una capriola diventano un problema grosso. Sì. E questo è brutto e bisognerebbe che i genitori capissero la cosa di fare uno sport, qualsiasi sia. O quantomeno un'attività anche fuori, arrampicarsi sugli alberi. Il mio bimbo ce lo porto sempre arrampicarsi sugli alberi. Qualcosa devono fare. Perché oltre allo sport, perché poi magari ci vuole anche il gioco libero, il momento proprio di svago anche di testa. Hanno bisogno di quello. Perché poi se si appassionano e si divertono a uscire fuori a fare qualcosa all'aperto, magari il videogame è la moda. Ma poi in questo contesto c'è anche l'importanza, secondo me, dell'imparare a stare in gruppo, squadra. Questo è un altro problema. E poi c'è lo sport individuale, che chiaramente è altrettanto quello. Bello, però certo, diverso dallo sport di squadra. È una questione di carattere. Sono bimbi, sono portati a stare da soli, bimbi sono portati a stare in gruppo, però venendo qui si abitano tanto a stare in gruppo. Quindi ci porti da Ottaviano, da Riccardo Ottaviano? Porto da Ottaviano. Ottaviano qui c'ha il 2012 che cura insieme a mister Sergio Rossi. Questo è un altro collaboratore che conoscete. Certo, Bazzani. Alias Verona. Che ha sempre Daniel. I bomboloni in bocca. Sempre il bombolone in bocca. E lo si vede anche un po' dalla conformazione che qualcuno ogni tanto. Qui la divisione del campo viene fatta chiaramente prima, perché poi si allena la prima squadra. Allora, a inizio stagione noi abbiamo proprio il calendario, abbiamo la griglia degli allenamenti e la griglia delle postazioni in campo. Okay. Perché se non fosse così sarebbe impossibile. Organizzazione e logistica sono fondamentali. Qui siamo talmente. Dobbiamo essere precisi alla virgola, perché se no non riusciamo a fare tutto insieme. Ci sono degli spazi che non usiamo relativamente poco, che sono le fasce esterne, perché ci sarebbe possibilità di fare qualcosa anche lì. Poi, ad esempio, ci diceva Roberto prima che la zona laggiù del muretto, il vecchio muretto. Lui lo fa volentieri, ma lo capisco, perché è una persona di una certa età come lo sono io. Io l'ho fatto, lui l'ha fatto. Diciamo che è una cosa un po' in disuso. Sì. Però non è sbagliata. No, c'ha il suo perché. C'ha un suo perché. Quindi, tutto sommato, anche una persona anziana come Roberto, l'esperienza sua è importante, perché sono cose che insegna e io dico sempre che ogni allenatore insegna qualcosa di suo. Quindi più allenatori hai, anche di generazioni diverse, perché ti insegnano chiaramente sempre qualcosa metodi diversi. Quindi è tutto utile. Andiamo a sentire Ottaviano. Sì, andiamo a vedere Ottaviano. Con Riccardo Ottaviano, che stava conducendo la seduta allenamento, fra l'altro fra i tuoi del 2012 c'era anche una bimba, visto. Sì. Gran fisico, fra l'altro, abbiamo visto. Tra l'altro molto brava, molto brava. Che ci racconti tu anche di come, diciamo, organizzate, si accendono anche i fari perché inizia a fare buio, la cornice è meravigliosa, sullo sfondo. È stupenda, è un ambiente veramente dà l'impressione di essere in una società professionistica. Noi abbiamo fatto un'attivazione lavorando sul gesto tecnico, i ragazzi iniziano, diciamo, i primi allenamenti, la prima attivazione di un quarto d'ora, 20 minuti lavorando sul gesto, che varia dalle situazioni di gioco. Il 2012 importante, una bella squadra, e tra l'altro, come stavi dicendo tu, all'interno c'è anche una ragazza che è molto quotata, perché veramente sta stupendo tutti gli addetti ai lavori. Come si chiama? Chiara. Abbiamo, come puoi vedere, la bellezza di tre istruttori. E tra l'altro uno è influenzato, quindi sarebbero se quattro. Ne eravate anche di più, quindi molti dedicati siamo parecchi, per forse più istruttori per quanto
per quanto riguarda, diciamo, i bambini, il numero dei bambini, però è giusto così perché riusciamo a gestirli nella maniera più dovuta, lavorando anche con più situazioni, ecco. Tu sei stato chiaramente anche un ottimo giocatore e sicuramente sono cambiati tantissimi i metodi di allenamento, no? Perché io mi ricordo una volta quando i giri di campo, prima di vedere la palla c'era da aspettare, ora chiaramente la palla c'è subito. È la base. Lavorare, i bimbi non devono mai smettere di toccare la palla. Una volta la tipologia di allenamento era una tipologia gestita più sulla parte atletica, sulla fisicità. E diciamo che le doti tecniche erano quasi secondarie. Sì, quasi secondarie, oppure magari in particolar modo erano sviluppate dall'individuo perché magari calcisticamente era già predisposto. Ora queste situazioni cerchiamo di allenarle. I bimbi partono e finiscono l'allenamento con la palla a tre piedi, si migliora così all'epoca. Alla fine è l'attrezzo del mestiere. Sì. All'epoca noi avevamo la fortuna della nostra generazione di utilizzare la palla in qualsiasi momento della giornata, mentre ora la tecnologia l'ha un po' sostituita, quindi lavorano, diciamo, sulla parte tecnica per 3 giorni alla settimana e poi andranno a fare del situazionale finito, ma poca roba, ecco, come ho finito l'allenamento. Ma il talento secondo te si può allenare? Il talento si deve allenare, il talento, non c'è talento che non è allenabile, il talento deve essere allenato, anzi se i grandi campioni ancora a 34-35 anni a fine carriera, tra l'altro, continuano ad allenarsi proprio per migliorarsi sempre, quindi posso immaginare un ragazzo di 11-12 anni che solo all'inizio del suo percorso sportivo deve allenarsi in maniera importante, noi questo gli diamo la possibilità. Ultima cosa, poi ti lasciamo tornare a guidare i ragazzi, è una cosa anche molto importante perché c'è anche un aspetto sociale che chiaramente tutti hanno il sogno nel cassetto che devono avere e deve rimanere, certo, arrivabile mentalmente, però poi giustamente bisogna anche arrivare alla concretezza che, cioè, si gioca anche per gioco, giusto, e perché bravo. È uno su 1 milione che arriva a alti livelli e gli altri magari arrivano Serie D, eccellenza, o anche a giocare in terza categoria e va bene così. Allora, io dico sempre che noi siamo qui per insegnare uno sport, poi ognuno troverà la sua realtà, quindi la nostra speranza è qualcuno che parte dalla Seravezza, tocca il campo di, certo, Serie A, ovviamente. Per noi sarebbe una soddisfazione grandissima, però io penso che il giocatore che gioca in Serie A e il giocatore che gioca in seconda categoria ha la stessa passione. Quindi noi dobbiamo alimentare i loro sogni, certo, perché comunque la maggior parte di questi ragazzi sogna magari di andare, certo, a calcare un impianto sportivo professionista. Hanno i loro idoli, ovviamente. Hanno i loro idoli, però potranno scoprire un domani nelle loro realtà, che troveranno poi strada facendo, ognuno troverà la sua realtà, che sarà molto bello giocare anche nei campionati minori, è molto importante giocare nei campionati minori. Ricordiamoci comunque Seravezza è una categoria importante, quindi i ragazzi stessi che sono qui da noi magari sognano proprio, certo, di arrivare, certo, in prima squadra, certo, ecco, che è già un obiettivo. Infatti magari qualcuno di loro come idolo, al di là dello Mbappé, del Messi, del Cristiano Ronaldo, ci può avere Benvenuti. Anche il Benedetti, esatto, il Camarlinghi, il giocatore, esatto, della prima squadra, non, esatto, in Serie D. Esatto. Cioè, sono che bello di questo. Cioè, sono parecchi di questi ragazzi. E questo, un'altra cosa che voglio aggiungere, è che i ragazzi della prima squadra sono molto rispettosi nei confronti dei nostri ragazzi, che spesso e volentieri si vedono al campo. Prima vedevo Bedini, Camarlinghi, sì, so che Bedini e anche Lago Marzini allenano. Sì. E questa è una cosa che fa sì che per i ragazzi è importante, è veramente importante, perché fa crescere quella voglia di stare insieme dalla prima squadra, arrivare ai ragazzini, fa crescere questo senso di appartenenza, certo, no? E, vabbè, siamo, guarda, soddisfatti del lavoro che stiamo facendo, speriamo di crescere, siamo sicuri di crescere perché lo stiamo facendo bene in questi anni, sicuramente andremo sempre a migliorarci. C'è anche qualche infortunato, vedo arrivare con le stampelle. Sì, c'era un paio, lui è un ragazzino che si è fatto male
durante una partita. Però viene a vedere gli allenamenti, questo è un ottimo segnale, bravo, anche gli allenamenti. Bravo, questa è una cosa da sottolineare. Da sottolineare. Quindi ci sono. Non come si chiama quel bimbo lì? Simone. Simone. Nel calcio non c'è solo la parte sportiva, no? Quindi la certo. cosa bella di questi ragazzi è che c'è anche un'amicizia. È vero. Quindi sapere che un ragazzo che comunque potrebbe essere a casa, magari tranquillamente a giocare alla PlayStation, ha piacere a essere al campo per vedere i suoi amici, per magari anche perché poco. Infatti mi ha colpito e l'ho voluto sottolineare perché bella questa scena. Grazie, buon grazie, proseguimento. Grazie mille. Ciao Riccardo. Renzo, dopo aver parlato con Ottaviano, con anche concetti interessanti che sono emersi, ricordando che fra l'altro, insomma, fra i tanti anche dirigenti che vediamo sul campo, c'è Gabriele sì. Kelly, c'è Daniele Neri, altri sì. responsabili, diciamo, della scuola calcio, del settore giovanile, sì. e vediamo qua l'allenamento specifico dei portieri, come ce lo descrivi? Sì, questo signore che sta facendo l'allenamento dei portieri è Massimo Gasperini, un signore con un'esperienza pluridecennale, è stato tanti anni al Milan, ha lavorato a Capezzano tramite il Milan, quindi insieme a Bertelli, a Marco Bertelli, quindi è una persona... Uno che in Versilia non ha bisogno di presentazioni. No, assolutamente Gasperi. No. Ora sta lavorando con i portieri del 2011 e del 2012 e lui fa praticamente le categorie tre volte alla settimana, allena i bimbi che diciamo si sono messi a fare i portieri, vedi ora sono tre, no, sono solamente gesti tecnici che aiutano i portieri così a migliorare, a crescere. Certo. Anche questi bimbi ancora non lavorano tanto sulla spinta, quindi sulla forza, però ancora sulle capacità coordinative. Anche perché insomma vede. Quando vediamo bimbi comunque così ancora piccoli in una sì. porta così grande quasi spariscono. È un po' difficile ancora, avrebbero bisogno di esplosività che poi arriverà data quando certo. avranno l'età giusta. Si lavora sulla presa, sulla personalità nel chiamare la palla. Anche lì sui fondamenti del ruolo. Del ruolo del portiere, sì. E qua dietro invece, qua dietro la porta, sì, ci sono i bimbi del 2016, allenati da mister Baldeschi, anche lui vecchia conoscenza del calcio. No, sono i più piccolini al momento in campo, in non campo i più sì. piccolini no, in assoluto. No, in campo sì, sì no. al momento sì. E sono, ci sono, sentite il mister come si fa sentire? È giusto. Ogni tanto bisogna richiamarli, perché i bimbi hanno bisogno di tono di voce che cambi. E poi la cosa bella che vedevo è che c'è anche... un ragazzo del vostro settore giovanile, mi sembra Nicolò Antonelli, capitano esatto. della sua squadra 2008, sì, che sì, oltre sì. a giocare allenarsi, quindi con sì. quasi suo coetanei, allena i più piccolini, sì, c'è il suo sì. fratellino anche. Sì, c'è il fratellino Mattia che gioca qui nel 2016. Quindi il Seravezza già li alleva da piccoli sì, anche in veste di allenatore. Istruttori, sì. Beh, io spero che avrà una carriera diversa come calciatore, perché è un bimbo bravo, promettente, poi è un bravo ragazzo. Si vede, sì, anche per il fatto che rimanga... No, non abbiamo, perché abbiamo anche con i bimbi che c'erano prima, i piccoli amici, quelli del 2017, abbiamo a aiutare all'allenamento, oltre alla preparatrice motoria che è la Viola. Sì, che abbiamo intravisto prima che usciva. Sì. C'è anche Brian Bedini, il giocatore della prima squadra. Sì, ne parlavamo prima con Ottaviano, c'è Lago Marzini. C'è Lago Marzini che fa anche lui il portiere e c'è anche Alessio Mariani che fa il portiere ancora più piccolino. Quindi come team, diciamo, siamo abbastanza... Basti. Ora entriamo vediamo, in rete qui. Vediamo se il mister è lì che dà una mano. Se lo rubiamo un attimo alla bandiera. Sì, se ce la fa. Giocano in porta, ragazzi, giustamente c'è anche un sì. po' di genitori, sì, perché genitori poi c'è quella zona di vita sì. con la tribunetta, sì, anche sì. comoda, perché comunque sì, possono. Poi quando facciamo i tornei, le partitine le facciamo qui. Quindi c'è la tribunetta per i genitori di là, come c'è dalla parte di là. E poi chiaramente appena finito l'allenamento, gli spogliatoi esatto. usati anche dalla prima che squadra, sì, usati esatto. un po' da tutti. Esatto, sì. Perché allora, poi la bella doccia calda dopo l'allenamento. No, bisogna farla, ci vuole, è fondamentale. Anche perché c'è la credenza, così lo dico qui, a livello anche dei genitori che hanno l'idea che i bimbi si ammalino quando fanno allenamento o dopo l'allenamento. No, si ammalano dopo. Si ammalano a scuola, quindi in ambienti chiusi. L'ambiente esterno, quando uno ha fatto una bella sudata e poi va a fare la doccia, certo. i problemi non ce ne possono essere. Si ammalano se restano troppo, col sudore che gli ghiaccia esatto, addosso esatto, e non vanno a farsi esatto, la doccia, esatto. che dove la fai meglio che qui. No, anche. Meglio di qui una fedele. E anche quella comunque è un vivere lo spogliatoio. Assolutamente, è fondamentale per i bimbi. Anche questa è una cosa importante, che li si insegna da piccoli. Non si va a fare la doccia a casa, no, si va a fare la doccia al campo, noi siamo di anch'io. Ecco, l'abbiamo sottratto dall'allenamento, Walter Baldeschi, ti sentivamo a dirigere i tuoi ragazzi del 2016, che ci racconti, come si comportano e che realtà è questa? Allora, questa è la realtà di bimbini che hanno cominciato ora, ovviamente, no? Essendo abbastanza piccoli. Però diciamo che mi danno tante soddisfazioni perché si impegnano a lavorare, si impegnano a cercare di capire come funziona il gioco del calcio, anche se sono piccoli. Questo dovrebbe essere il metro di misura,
in una scuola calcio che poi vanno verso il settore giovanile, no? Quindi già da ora bisogna, oltre alla parte tecnica individuale ovviamente, no? Il saper calciare, arrestare, certo, eccetera eccetera, devono capire anche gli spazi che debbono occupare. Le situazioni di gioco, il passare la palla anche a volte, perché a volte vanno da soli. Certo, certo, vanno da soli e poi cosa fanno? Ecco, un gol l'abbiamo preso. Sì, no, no, sono con loro io. Aspetta, guarda. Quindi vinci, stai vincendo, hai fatto gol la tua squadra. Quindi i ragazzini, ora ne manca 4 o 5 perché due sono malati, quello a certo, piscina. Certo, uno. Certo. Comunque il nostro gruppo è formato da 13 ragazzini che all'incirca sono tutti della solita altezza, diciamo così, come il gioco di calcio. Bene, si sta lavorando, qui si lavora bene perché come vedi c'è il tuo campo, c'hai, non manca nulla. Non manca nulla. Poi, anche il piccolo cerchio del centrocampo disegnato, il dettaglio. No, no, e fanno tutte le cose perfette. Poi con Renzo ovviamente c'è un'abitudine a parlare di calcio, perché oltre all'amicizia c'è anche un rapporto proprio calcistico. Certo, da una vita. Da una vita. E quindi niente, noi cerchiamo di dare a loro consigli, non insegnamenti di calcio, perché insegnare non si insegna nel calcio, si insegna nella scuola. Io faccio delle proposte e loro cercano di eseguire le proposte in maniera più o meno valida, però col tempo siamo riusciti a farli calciare in porta. Ora si sta lavorando sul colpo di testa, perché è chiaro che il colpo di testa non lo fa nessuno, però insomma sono soddisfatto di questa cosa. Ma non lo fa nessuno perché c'era quella storia anche che era pericoloso per certi bimbi o per quali altri motivi? No, perché sta storia del colpo di testa non approfondisce. Te lo dico io, perché non è un allenamento che soddisfa l'allenatore. Perché il colpo di testa, tu, invece non è questo, perché se io prendo un bimbo, gli metto un ostacolino alto così, lui parte, salta l'ostacolo, io do la palla e lui me la ridà di testa, è un gesto. Nel frattempo ha saltato l'ostacolo, è ballato, ecco, certo, è saltato, perché io lo devo far saltare, perché loro stanno tutti così. Sì, sì, sì. Anche il modo di mettere le braccia. Allora, se te guardi una partita di settore giovanile, quando vanno a staccare di testa, non c'è versi di capire come la posizione, il piede avanti, il piede dietro, si stacca con un piede. Certo. È un gesto tecnico che non viene molto sottolineato, ecco, dico questo. E ora noi a questo tempo qui, quindi marzo-aprile, stiamo lavorando come oggi. Oggi abbiamo lavorato su due conico che dovevano descrivere un otto dentro, interno, destro, sinistro, destro, sinistro, destro, poi colpo di testa, poi a metà. E l'hanno fatto. Bene. Poi è chiaro che il colpo di testa non ne lo faccio 20-30 volte, certo, 5-6 volte e via. Però intanto li insegno come. Insieme, li propongo, sì, sì, come. Metti una traccia e poi piano piano la. E poi loro piano piano la individuano e vanno a fare le cose. Bene, vedo però che i gol non glieli fate fare facili perché in porta ci mettete quelli grandi, giustamente. No, li aiutano. Perché, no, il portiere nostro non c'è perché okay, okay, ha la quinta malattia, quindi okay, poverino è fermo. Rientrerà la prossima volta, ma ci avete anche il portiere. Ci sarà anche il portierino, fra l'altro anche bravo, direi beh, così, beh, insomma. Via, sì, ti rilascio al campo con la casacca, che sennò gli arancioni sono uno, sì, meno, sì, e non vorrei soffrirselo troppo. Ti ringrazio tanto. Grazie a te, alla prossima, ciao, ciao. E allora, dopo aver ridato Walter Baldeschi alla, sì, partita dei suoi bimbi, messo, così gli a abbiamo posto, ricreato una situazione di parità numerica. Esatto. Renzo, abbiamo finito questo piccolo ma bello intenso viaggio in quella che è la scuola calcio del Seravezza, che poi c'è anche un settore giovanile nelle categorie, diciamo, sì, con anni più grandi, qui appunto, sì, vediamo Antonelli che è un 2008, sì, perché sì, sappiamo che insomma giovanissimi gli allievi, sì, sono squadre su cui la società, sì, punta molto. Sì, 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 certo, certo, ma tutto questo deve essere solamente una conseguenza di quello che facciamo noi poi nella scuola calcio, è certo, questo che dovrebbe passare come messaggio. Ma poi anche creare questa fidelizzazione, sì, bella, sì, cioè, no? Certo, poi i bimbi sarebbe bello che crescano qui e poi magari quando sono più grandi allora magari ambiscano ad andare in società magari professionistiche, che non è semplice, però insomma qualcuno delle volte esce. Anche perché poi tutto il movimento funziona, anche perché la domenica c'è la squadra di Serie, certo, D, i giocatori vengono a fare a catapalle, c'è una tifare, certo, e qualcuno, certo, come ci diceva Ottaviano, come idolo, oltre all'Ombappé, al Messi, a Cristiano Ronaldo, c'è anche il Benedetti, il Camarlinghi, il Granaiola, il Bedini, assolutamente, il Puzzolo, no? Sì, 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 il Brugognone, che è anche molto giovane. È vero, è vero, è vero, è vero.
Bugnone ha 2 anni di più di quelli che fanno. Appunto, è un 2005, alla 2005. Fine se ci pensa, viene dall'Empoli, da un altro, però certo, ci saranno anche giocatori che poi da qua andranno in queste società professionistiche. Abbiamo già diversi contatti. Già sì. I contatti li prendono già anche per i piccini, anche per il 2014 addirittura, quindi le società professioniste stanno attente e noi dobbiamo lavorare per tenerli, per farli crescere. E anche in questo però chiaramente la categoria della serie da conservare, da fare sempre a livello più alto è importante, perché ti crea una vetrina, certo, che poi le grandi società ti mandano, certo, i loro giovani, come certo, il Sassuolo, l'Empoli, infatti, no? E poi vengano a vedere. È uno scambio, è bello che sia così, è giusto che sia così. E allora possiamo chiudere con il buio che sta arrivando, i fari che si sono accesi, fra l'altro so, questa è una chicca, così chiudiamo con questa cosa simpatica, che a una certa ora, come ci sono alcuni che chiaramente con il pulmino vengono riportati anche un po' lontani, c'è Lino che stacca spegne, alle 7:30, quando, spenge il segnale. È finito, non c'è più niente da fare. Okay, che qualcuno stacca, rimarrebbe al campo a oltranza. Voglia, bimbi. Allora prima che ci stacca la luce andiamo. Andiamo. Grazie Renzo. A te, ciao, arrivederci. Giornata da dimenticare in fretta, la 29esima del girone di Serie B per il Seravezza, che nel turno infrasettimanale prepasquale di giovedì 28 marzo ha perso male in casa al Buon Riposo 4-1 contro la San Giovannese, sotto i colpi di Masetti, doppietta per il difensore, Disegni e il subentrato Pertica. A nulla è valso il momentaneo pari a firma Benedetti di testa su cross da destra del solito Salerno. E dopo la sosta pasquale, ideale ricaricare le batterie con una classifica che per il Seravezza è cambiata in peggio per il momento, con la squadra che è slittata dal quinto al sesto posto, ma la zona playoff resta comunque a 3 punti dai verdazzurri di Cristian Amoroso, che torneranno in campo domenica per la 30esima giornata, la quintultima della regular season, in trasferta sul campo del Mobilieri Ponzacco in lotta per cercare di salvarsi. All'andata il Seravezza si impose in casa 5-2 con rigore di Benedetti, la doppietta di Brugognone e le reti di Granaiola e Delorier. Questa puntata vi è piaciuta? Magari ditecelo nei commenti qua sotto. L'appuntamento per la prossima puntata fra 2 settimane con Sera Vediamo.